Ma sai, la squadra è uscita per il riscaldamento con il Benfica, sta vincendo 3-1, mi sembra. E a fine riscaldamento, prima di entrare in campo, è arrivata la notizia del 3-3 e i ragazzi hanno realizzato che stasera vincere o pareggiare era uguale. E quindi questo ci ha tolto un po' sicuramente della determinazione necessaria. La vittoria non ci avrebbe dato niente in più, bisognava lo stesso pareggiare a Lisbona per passare il turno, quindi sicuramente questo ci ha influenzato in negativo, è chiaro. Allora, io questo video lo vorrei dedicare a Sarri. Partecipare a una competizione come la Champions League richiede anche delle prestazioni dello stesso livello. Voglio dire, ieri abbiamo assistito a Rostov che ha vinto 3-2 contro il Bayern di Monaco, contro il Bayern di Carlo Ancelotti, il Bayern di, non so, Müller, Neuer, Douglas Costa, insomma, non proprio degli ultimi arrivati. Il Rostov è riuscito a vincere 3-2 il Rostov. Per me è inaudito che una squadra come il Napoli, che sicuramente ha più esperienza europea rispetto al Rostov, no? Rostov è conosciuta soltanto per il mostro di Rostov, ma sinceramente dal punto di vista calcistico il Rostov non conta un cazzo di niente, non me ne vogliano i tifosi del Rostov che sicuramente non guarderanno questo video. Quindi mi dicono, com'è possibile che il Rostov ha la mentalità per battere Bayern Monaco e Napoli ieri sera si fa condizionare dal pareggio del Besiktas contro il Benfica? Per me è la follia, per me è la morte del calcio, una cosa. Dichiarazioni post partita come quelle di Sarri sono la morte del calcio giocato. Perché a questo punto dobbiamo dire: ma che la giochiamo a fare la Serie A? Tanto ha già vinto la Juve. Ma che giochiamo a fare la Champions League? Tanto la vince il Barcellona. Dove sta l'essenza dello sport? Tu che vai in campo per un pareggio, perché uno che nel post partita dice: eh vabbè, ci ha condizionato. Ma tu devi dare la mentalità alla squadra. È la Dinamo Kiev. Una volta ci stava Shevchenko, una volta. Che squadra è la Dinamo? È la squadra cuscinetto del girone e non sei stato capace di batterla in casa. Ma vabbè, io vorrei passare anche oltre il pareggio. Il problema non è questo. Il problema è fare di necessità virtù. Io non penso che Sarri sia un allenatore mediocre. Assolutamente. Penso, come già detto in altri video, che sia un allenatore sotto pressione e incapace di gestire questa pressione. Uno dei motivi per cui non è capace di gestire la pressione è sicuramente l'esperienza, ma anche il fatto che la società non sta dalla sua parte e l'ha dimostrato. Non penso c'è bisogno di ritornare sull'argomento. La società ha dimostrato di non stare a favore dell'allenatore e va benissimo. Ma andiamo oltre. Un allenatore, ripeto, intelligente secondo me, guarda le heatmap come le guardo io e come le guardano altri miliardi di tifosi, no? In tutto il globo. Nel momento in cui tu guardi una heatmap e ti rendi conto che con il 4-3-3, con Insigne, Mertens, Caleo, non entri mai in area di rigore, ma cazzo, un dubbio te lo fai venire che forse, dico forse per sbaglio, mai per forza, cambiare modulo? Qua non è la litania, volete cambiare modulo l'anno scorso, bla 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 bla. L'anno scorso, cioè punto 1, Higuain alcune partite le risolveva lui dal nulla. Prendeva la palla, si girava, tirava, era gol. Ti risolveva la partita. Tu adesso stai senza punta. Hai Caleon, Gabbiadini, Insigne, Mertens e il cazzo di Rog. Cambia modulo. Tanto è una partita che o il pareggio o la vittoria non ti cambia niente. Bene, bene. Proviamo gli ultimi 20 minuti. Metti sto cazzo di Rog. No, neanche convocato. In tribuna stava. In tribuna. E io poi dove dei Giaccherini? Quale sarà il vantaggio di Giaccherini rispetto a Rog? Che parla di Giaccherini, parla l'italiano e Rog no. Ma a me mi viene il dubbio che forse il problema è di Sarri che non sa parlare l'inglese e magari la lingua di Rog, no? Che Rog non sa parlare l'italiano. Per me è inaudito che un allenatore che si gioca la Champions League non riesca ad avere un piano B. Io, ripeto, sono d'accordo a dare l'identità alla squadra, all'equilibrio e tutto quello che vi pare. Sono d'accordissimo. Va benissimo, però nel momento in cui non entri in area di rigore e non segni, fatelo venire un cazzo di dubbio. Oppure nel momento in cui segnerai pure, ma non giochi più bene perché magari gli esterni sono chiamati a fare un altro tipo di lavoro, lasciano più scoperto il centrocampo deve fare un altro tipo di lavoro e bla 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 bla. Prova a cambiare modulo.
Ma non dico neanche in partita, prova a cambiarlo in allenamento, falla una prova. Non andare davanti ai microfoni e dire ma con questi nuovi giocatori ancora non l'ho provato il 4-3-1-2. Ma che cazzo fai tutta la settimana? Boh, la qualificazione non si è compromessa perché ieri abbiamo pareggiato. Sarebbe da stupidi dirlo. La qualificazione si è compromessa quando un allenatore non riesce a rendersi conto, anzi, si rende conto che Jorginho non è in condizione, ma per paura di cambiare. Nel momento in cui gli togli, no? L'unica cosa che gli dà certezza, se tu gli togli un giocatore che gli dà certezza, un allenatore senza esperienza e sotto pressione, è la crisi e l'ansia, il nervosismo arriva subito. Lui non si è riuscito a privare di Jorginho, che l'anno scorso è stato un grandissimo centrocampista, un grandissimo regista. La porta non la vede mai, però ha fatto una grandissima stagione. Quest'anno era spompato, aveva bisogno di riposarsi, Diawara non è pronto, metti in campo Jorginho, perdi contro il Besiktas, comprometti la qualificazione. Il problema non è il pareggio contro il Besiktas, l'ho detto già 3 volte in questi video. Finito Napoli-Benfica, il problema era fare il risultato in Turchia e in Portogallo. In Turchia l'hai fatto, ma hai perso come uno stupido in casa contro il Besiktas. È quella la partita chiave. La partita chiave è quella. Adesso, se tu vai contro il Benfica e perdi, non c'è da fare polemica. Perché la sconfitta ci sta, perché tu vai in trasferta di una grande squadra con molta più esperienza di te. La sconfitta ci sta. Non ci sta perdere in casa contro il Besiktas in quel modo. Non ci sta non riconoscere gli errori individuali di Reina. Non ci sta non riconoscere gli errori di valutazione di Sarri. Io non sto dicendo che il 4-3-1-2 sia meglio del 4-3-3. Ovvio, con la rosa al completo il 4-3-3 io mi affiderei anche io al 4-3-3. Però nel momento in cui non riesci a finalizzare, devi cambiare, perché già lo sai che non finalizzi. Quindi cambia. Oppure, ripeto, prova almeno a cambiare in allenamento. Cambia, perché non sei entrato una volta in area di rigore ieri. Non entri con Insigne, che non fa un dribbling neanche a pagarlo. Mertens stessa cosa, è stanchissimo, e lo dice pure l'allenatore che è stanco. Però tu non cambi. Sicuramente la responsabilità maggiore è della società, però è sbagliato difendere ad oltranza Sarri, anche quando è palese. Palese, palese. Ora ci si gioca tutto nella gara contro il Benfica. Napoli, dal mio punto di vista, non si è comportato come una squadra all'altezza della competizione. Napoli di Sarri di quest'anno è molto debole mentalmente. Non ho visto un Napoli da Champions, mi dispiace dirlo. E quindi non lo so. Certo, ovviamente uno è felice se passa il Napoli, ci mancherebbe altro. Però, ripeto, oggettivamente il Napoli non si è comportato da squadra di Champions League. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate, come avete visto la partita e se credete che il Napoli ce la possa fare, e soprattutto se il Napoli merita secondo voi gli ottavi di finale di Champions League. Un saluto a tutti e